Consideriamo, ragazzi miei, tanto per cominciare, il nucleo di un atomo, che potrebbe essere un atomo di idrogeno. Allora, il nucleo, come sapete, è positivo, mentre l'elettrone è negativo e hanno la stessa carica nel caso dell'atomo di idrogeno. Invece, nel caso quindi la carica negativa è quella dell'elettrone e meno E in pratica. Invece, la carica positiva è più ZE, dove Z è il numero atomico, perché il numero atomico sapete che è il numero di protoni di un nucleo. Allora, in questo caso, voi sapete che la forza elettrica che lega tra di loro l'elettrone al nucleo è facilmente determinabile tramite la legge di Coulomb e l'energia potenziale elettrostatica sentita dall'elettrone nel campo generato dal nucleo è dato da 1 su 4 pi greco epsilon in modulo 1 su 4 pi greco epsilon 0 per ZE, per la carica del nucleo, per E, che è la carica dell'elettrone diviso il raggio al quadrato. Naturalmente E per E fa ZE al quadrato. È d'accordo, Chiara Maria? Ha capito? Sì, prof. Naturalmente più per meno fa meno, quindi qui ci vuole il segno meno. Scusate, ho fatto un errore, qui è solo raggio, non raggio al quadrato. Raggio al quadrato è la forza. Però attenzione, che vada a destra o che vada a sinistra, l'energia non cambia, anche se in realtà, se io metto il nucleo nell'origine, qui il raggio è positivo, mentre qui è negativo. Allora qui bisogna mettere il valore assoluto. Dico bene, Laura? È d'accordo con questa formula? Sì, prof. Molto bene. Allora, attenzione, se io vado a rappresentare questa su un diagramma cartesiano, guardate, in cui metto in ascisse il raggio, la distanza dal nucleo, il nucleo nell'origine e l'energia potenziale elettrostatica in ordinate, scopro che quando lo rappresento, sarebbe come dire y uguale a una costante, che è questa, la costante, k fratto x, e quindi questa dovrebbe risultare un'iperbole equilatera fatta così, dovreste averla fatta l'anno scorso, questa cosa qui. Dico bene, signor Perego? Giusto. Bene, però dato che c'è il meno, è abbastanza evidente che l'iperbole equilatera va invertita, quindi dovrebbe essere così, perché qui c'è un segno meno, giusto, Nicolò? Sì. Però qui c'è un modulo, lo vede? Quindi anche qui, perché qui c'è un modulo, quindi anche quando questo è negativo, non è che meno per meno più, rimane sempre positivo. Scusate, il modulo rimane sempre positivo e quindi con il segno davanti l'energia rimane sempre negativa. E quindi mi risulta che il vero diagramma è fatto così. È chiaro, Nicolò? Capito? Devo ripeterlo? No, non ho capito, grazie. Lei la tazza l'ha capito? Chiaro. Lei Alessandro? L'ha capito Alessandro? Spero di sì. Quindi siete d'accordo che l'energia potenziale elettrostatica ha questo No, scusi, aspetto? non riuscivo ad attivare il microfono. Va bene, comunque l'è chiaro? Sì, grazie. Bene, lei signorina Chiara Meazza, è d'accordo che l'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone nel campo prodotto dal nucleo ha questo aspetto? O devo Sì, ripetere? ho capito. Bene, ora non so se vi ricordate che l'anno scorso abbiamo visto che l'energia totale è uguale all'energia cinetica più l'energia potenziale, d'accordo? E di conseguenza l'energia cinetica è uguale all'energia totale meno l'energia potenziale. Ma l'energia cinetica può essere negativa, Tommaso? L'energia cinetica no, perché comunque presuppone un movimento. E poi massa positiva, velocità quadrata positiva, questo è sempre positivo. Quindi vuol dire che un elettrone, ma questo vale per tutti i corpi, può muoversi,
qui nel campo elettrostatico del nucleo solo se l'energia totale dell'elettrone è maggiore dell'energia potenziale. Quindi supponiamo che l'energia totale sia questa. Allora vuol dire che si può muovere solo se l'energia totale è maggiore dell'energia potenziale. E questo dove vale? Qui. Solo qui. E questo vuol dire che l'elettrone può orbitare soltanto a una distanza pari a questo raggio qui. Ha capito, Lidia? Però scusi, io non ho capito la sì? E totale perché è lì. Perché è totale? Ecco, no, io ho detto se l'energia totale ha questo valore. Ah, ok. Non io che l'ho posta qui. Cosa succede, Chiara Maria, se diventa così l'energia totale? Cioè se si alza? Aumenta la parte sotto. Ah, e quindi aumenta l'ampiezza dell'orbita, dico bene? Sì. Quindi più l'elettrone aumenta la sua energia, più lo eccito, si dice, e più salta su orbite grandi, d'accordo? Ok. Cosa succede se io gli do, Chiara Maria, esattamente questa energia qui, da qui a qui, secondo lei? Che l'energia dell'elettrone diventa questa, d'accordo? E quindi l'elettrone può... È ancora dentro nella barriera, in questa qua? No, non ho capito, prof. L'elettrone ha questa energia qui, lo vede? Sì. Sì, quello più basso. E se gli do esattamente questa differenza di energia, è d'accordo che arriva a zero? Sì, sì. E quindi virtualmente può uscire. Poi addirittura se gliene ho di più, quindi fino a qui per dire... Allora, si rende conto che l'energia diventa questa, no? Sì. E allora, se è questa, può muoversi dove vuole. E quindi l'elettrone è uscito dall'atomo. Ok. Okay, si ricorda, Chiara Maria, come si dice quando l'atomo perde un elettrone? Se non importa, se si ricorda non importa, eh. Qualcuno di voi se lo ricorda? Diventa uno ione negativo. Bravo, sì? Positivo. Ah, no, sì, giusto, perde un elettrone e diventa positivo. Non mi ricordo se era anione o catione, però. Comunque, anione, no. Esatto, quello negativo va all'anodo ed è anione. Quello positivo va al catodo e al catione. Quindi, qui l'elettrone è libero. Qua. Mentre qui l'elettrone è bloccato all'interno dell'atomo e quindi quando gli do questa differenza di energia l'atomo si ionizza, cioè perde un elettrone. Ebbene, ragazzi miei, questa qua viene chiamata anche, mi pare che ve l'ho già spiegato l'anno scorso, buca di potenziale, perché vuol dire che l'elettrone può muoversi solo all'interno di questa buca. Per uscire da questa buca io devo dargli un'energia sufficiente per uscire da essa. Ha capito, Giulia Vergani? L'è chiaro? Sì, sì, grazie. Quale personaggio dell'Inferno di Dante le ricorda questa spiegazione che ho fatto, Giulia? Non lo so, in fondo c'è Lucifero, però... E infatti ci è venuto, infatti, se noi pensiamo alla buca profonda dell'inferno, ma a me in particolare viene in mente il Conte Ugolino. Lo sa perché, Giulia? Perché in fondo? Ma non solo. Noi eravamo partiti già da Ello, Bocca degli Abati, che ho vidi due ghiacciati in una buca, sì che l'un capo all'altro era cappello, e come il pan per fame si manduca, così sovrà le denti e l'altro pose, lave il cervello, s'aggiugne con la nuca. È la parola buca che mi ha fatto venire in mente il Conte Ugolino. A lei non sarebbe venuto in mente, signorina Monti? No, non mi sarebbe mai venuto in mente. E vabbè. Comunque,
In ogni caso, immaginiamo che abbiamo, comunque ha capito Beatrice Monti il concetto di buca di potenziale qui? Sì, ho capito. Allora, immaginiamo di avere invece che un atomo, due atomi. Allora, io devo eseguire la somma delle due buche di potenziale. Quindi, se uno è così e uno è così, quando le sommo, io scopro che la buca di potenziale è fatta così. Quindi, se l'energia complessiva è questa, ogni elettrone è bloccato su questo atomo. Se invece è questa, può muoversi liberamente su entrambi gli atomi. Questa, se questo è un nucleo di idrogeno e questo è un nucleo di idrogeno, questo che ho costruito, che cos'è, Tommaso? È una molecola di idrogeno, H2. Esatto. Immaginiamo ora di avere un numero di Avogadro di atomi che formano un, così distribuiti in modo ordinato nello spazio, che formano un, sapete come si chiamano i finiti atomi distribuiti uniformemente nello spazio, infiniti, tantissimi atomi distribuiti uniformemente nello spazio in modo regolare? E sì che molte di voi ragazze le portano, anelli o catenine, è un cristallo. E in questo caso, sommando tutte le buche di potenziale, trovo una struttura di questo genere. E questi due sono i bordi. Osservi, Tommaso, se l'energia è questa, ogni elettrone è vincolato a rimanere sul suo atomo, lo vede, e non può muoversi. E allora si parla di elettroni di valenza, ma la città della Spagna non c'entra, Invece, se l'energia è questa, l'elettrone può muoversi liberamente su tutti gli atomi e quindi il cristallo può diventare un... Chi di voi lo arguisce? Se l'elettrone si muove liberamente su tutti gli atomi, il nostro cristallo diventa un... Cosa succede quando un elettrone può scorrere in tutto la lunghezza di un filo? Quello che cos'è? È un... A nessuno viene in mente? È un conduttore. Dico bene, Tommaso? Sì. E questi sono gli elettroni di conduzione. Quindi è chiaro che se una sostanza cristallina, naturalmente, ha solo elettroni di valenza, non può condurre corrente e quindi è un isolante. Se invece possiede anche elettroni di conduzione, è un conduttore. Ha capito, signor Lorenzo Maresu, la differenza? L'è chiaro? Beh, spero di sì, naturalmente. Lei, Marianna, ha capito? Sì, prof. Tra il paradiso dei conduttori e l'inferno degli isolanti, come per Dante, c'è in mezzo un purgatorio che è costituito dei semiconduttori, i semiconduttori hanno degli elettroni che valenza, a cui manca poca energia per diventare, per scavalcare la barriera, perché questa è una barriera di potenziale, vedete, e di conseguenza di diventare elettrone di conduzione. Quindi il semiconduttore è un elemento che può diventare conduttore in particolari condizioni, come vedremo. Ovviamente la resistività è sempre più alta man mano che scendo. I conduttori ce l'hanno basse, i semiconduttori così così. Il rame ha 0,017 a millimetro quadrato su metro. Il germanio ha tipo 10.000 a millimetro quadrato su metro e il addirittura 10 alla 20 o millimetro quadrato su metro. Avete capito l'interpretazione microscopica? Questa è l'interpretazione microscopica
di conduttori semiconduttori isolanti. Lei, Chiara Maria, l'ha capito? Sì, prof, solo il perché è isolante. Perché se ha tutti gli elettroni, hanno energia sotto la barriera, vedi che questi elettroni non possono saltare di qua e andare di qua. E allora gli elettroni sono confinati intorno ai loro atomi, giusto? Sì. Mentre invece questi elettroni qui possono muovere. Ha capito il concetto? Sì, non si muovono e quindi non possono essere conduttori. Esatto, ha capito? Sì, sì, grazie. Invece questo qui, sa a me che personaggio della Divina Commedia fa venire in mente? No, questo no, prof.